Un blitz antiterrorismo nei confronti del gruppo jihadista ISIS è stato effettuato in Australia fra Sydney e Brisbane. Più di 800 i poliziotti impegnati, che ha portato all'arresto di 15 persone che stavano preparando delle uccisioni dimostrative, compresa la decapitazione di un civile. L'Australia è uno dei paesi che partecipano alla coalizione contro il gruppo jihadista voluta dal presidente americano Obama. Una violenta ondata di maltempo ha colpito il sud-est della Francia, vicino a Montpellier, provocando la morte di 5 persone, che sono state trascinate via con le loro tende dall'acqua di un ruscello. La situazione rimane particolarmente critica in quella regione e non solo. Nelle ultime ore, infatti, è stata registrata la morte di un'altra persona, una donna di 76 anni, nella regione di Aveyron.